trovati all'appuntamento con l'informazione dalla Marca Trevigiana e allora riviviamo subito assieme gli eventi più importanti degli ultimi giorni. Le baby gang si combattono tenendo aperte le attività e questo è il messaggio che arriva dal quartiere Latino dopo gli ultimi episodi accaduti nelle piazze vicine. Parte i bambini al pomeriggio che vanno a prendersi il gelato o piuttosto d'estate che giocano con gli skateboard nella piazza dell'università, fortunatamente problemi non ne abbiamo avuto. Sotto Natale c'è stato per un periodo un senza tetto che dormiva sotto i portici, grazie all'amministrazione comunale abbiamo interessato la polizia locale e l'amministrazione, una decina di giorni abbiamo risolto il problema. Situazione diametralmente opposta a quella vissuta fino all'esasperazione da un gestore nella vicina piazzetta Battuti. Il problema di quel bar lì, io ne ho altri, è che era impossibile gestire la clientela nel momento in cui si sedevano e questi ragazzetti facevano, urlavano, bestemmiavano, sporcavano, insultavano. Era impossibile trattenerli e una, due, tre volte, viva Dio, è la regola del commercio, se non ti trovi bene in un posto scappi. Tutto l'opposto all'interno del San Leonardo. Noi abbiamo 18 negozi, su questi 18 negozi 17 sono aperti, uno al momento è chiuso ma perché ci sono delle trattative in corso per fare un ampliamento di una delle attività che sono già in essere. Insomma, il quartiere Latino è un'isola felice rispetto al resto della città, sia in termini commerciali che di conseguenza di ordine pubblico, e questo grazie ad una decisione della proprietà degli immobili legata alla situazione del mercato. Nel momento che abbiamo avuto dei grossi problemi che ci sono stati, ci è venuta incontro e penso non solo a me ma a tutti i commercianti. Affitti ricalcolati anche con tagli del 30% sulla stipula iniziale, una scelta del privato pur di mantenere sempre vivo il quartiere. È stato semplice per i carabinieri di Chioggia insieme agli ispettori ambientali di Veritas a risalire i responsabili dell'abbandono di diversi sacchetti di rifiuti lungo la Romea. Analizzando infatti il contenuto è stato possibile individuare i due titolari di un ristorante della Marca Trevigiana denunciati ora per abbandono di rifiuti su suolo pubblico. I primi accertamenti eseguiti sui quasi 3 quintali di immondizie rinvenuti lungo il ponte traslagunare di Chioggia avevano permesso di accertare che i sacchi appartenessero ad un'attività di ristorazione, vista la presenza all'interno di imballaggi di prodotti alimentari, bottiglie di plastica, lattine, cartoni, svariati avanzi di cibo. Ulteriori controlli hanno portato al recupero di numerosi bigliettini di comande simili tra loro, di scontrini fiscali e di riepilogo delle transazioni POS, quest'ultimi con l'intestazione del pubblico esercizio in questione. Anche le etichette ancora applicate agli imballaggi degli alimenti rinvenuti recavano come destinatario lo stesso ristorante. Mettendo insieme i vari elementi è stato possibile risalire ai due ristoratori ai quali verrà debitato il costo dello smaltimento. Inoltre i carabinieri hanno inflitto ai responsabili 3 sanzioni amministrative per la montare complessivo di 300 euro per le violazioni al regolamento comunale del servizio di igiene ambientale di Chioggia. Il 10 marzo avanza inesorabile. Il termine ultimo fissato dalla legge sulle vaccinazioni obbligatorie per la presentazione da parte delle famiglie della documentazione che attesti l'avvenuta profilassi. Scaduto questo termine inizieranno una serie di misure di richiamo nei confronti dei genitori fino all'esclusione del bambino. Nella Marca Trevigiana, per quanto riguarda i ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo, la copertura vaccinale raggiunge il 97% per l'ex vaccinazione obbligatorie e il 94% per morbillo, parotite e rosolia. Il problema dunque riguarda i bambini nella fascia della scuola dell'infanzia. In questo caso qua abbiamo un numero abbastanza considerevole, circa 600 o 500 anzi, per essere esatti, i bambini che minori che non hanno assolto a questo obbligo vaccinale. Io credo che arriveremo a richiamare ancora le famiglie per tentare un ulteriore approccio al fine di evitare appunto questo provvedimento importante che è quella della non ammissione a scuola. La linea dell'USL 2 rimane quella del dialogo con le famiglie per evitare le conseguenze estreme, ovvero la mancata ammissione dei piccoli a scuola. Di fare in modo di richiamare ancora una volta le famiglie e di vedere, di informarle, comunicare a loro che da parte nostra c'è anche una disponibilità a superare questo tetto, questo limite, purché ovviamente ci sia da parte loro l'interesse a iniziare le vaccinazioni. Osteria senza oste ma piena di guai, ovvero come ostacolare un'idea che richiama curiosi da tutto il mondo fin su a San Pietro di Barbozza attraverso le mille pieghe della burocrazia.
Una storia, quella di Cesare De Stefani, che tra poco farà il decennale. Era infatti il 2009 quando arrivò il primo accertamento e ieri la commissione tributaria ha respinto l'ennesimo ricorso, stabilendo che l'osteria, pur senza l'oste, è a tutti gli effetti la stessa attività di un qualsiasi bar del nostro territorio e, nello specifico, avrebbe prodotto per questo un reddito di oltre 6.000 euro. Per questo deve sborsare quindi 30.000 euro richiesti dagli ispettori dell'Agenzia delle Entrate. Ma De Stefani non molla, anzi, lega questa vicenda agli accertamenti fiscali al suo salumificio, che si sono conclusi a suo tempo in un nulla di fatto. Un accertamento dello stesso sosta, che se ne dicano e che dicano i tribunali, è stato un atto di ritorsione da parte dei funzionari, e su questo ancora mi sto dannando per portare alla verità. Io non mi arrendo, questa è un'ulteriore sentenza che manifesta una volontà di ragion di Stato di una commissione che di fronte a 6.000 euro non gli rimane che dar ragione all'Agenzia delle Entrate, perché non si può dare una vittoria logica e ovvia a un cittadino che ha trovato il coraggio di reagire, ma un cittadino che ha deciso comunque di non piegarsi, e troverò in altre istituzioni e ad altri livelli la forza e la giustizia che le commissioni tributarie allo stato attuale, per quanto riguarda l'osteria senza oste, non hanno voluto dare. Ricordare, fatemelo dire, perché non riaccada, perché il tema vero, il pericolo vero che noi stiamo correndo in questi anni, in questi mesi, in questi giorni, è proprio quello di ricadere. Questo è il monito lanciato oggi dal prefetto di Treviso per la giornata dedicata alla tragedia dell'esodo istriano e delle foibe, una ferita che si tramanda tra generazioni. Un sottile definirei mal confuso significa o qualche cosa di non ancora sedimentato, perché io ho ereditato il dolore di mia madre, i ricordi di mia madre, però tutto questo è risolto in certo senso dalla bellezza del paesaggio, dal respirare l'aria di una terra che io ho nel sangue. Racconta così, da figlio di profughi, il suo legame con l'Istria e la Dalmazia, ma soprattutto la vicenda umana che solo dal crollo del muro di Berlino sta lentamente tornando tra le pagine della nostra storia. Per troppo tempo questo capitolo è stato completamente ignorato, è un capitolo vuoto nei libri di storia dei ragazzi. Aggiungo ancora di più perché mia madre era un esule giuliano-dalmata, non ha fatto tempo purtroppo a poter vedere questa giornata del ricordo, che è dedicato anche a lei. I blocchi del tempo, il cosiddetto gelo, aveva aiutato il silenzio, ma c'è stata anche molta ipocrisia. L'Italia, quando uscimmo con il trattato di pace a dover fare i conti con gli altri, non fu particolarmente attiva ed energica nel difendere i nostri diritti di Giuliano Dalmati in terre italianissime. Esuli che a distanza di 70 anni da quel trattato che portava via loro, oltre che affetti, anche case e terreni, non chiedono più nulla indietro, se non il rispetto per l'immane tragedia. La rivendicazione no, la rivendicazione è qualche cosa di attivo, di presente, ormai i confini sono fatti. Noi teniamo però il confine della memoria, che non deve essere valicato. E dalla Marca Trevigiana per oggi è davvero tutto, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di serata, ovviamente su Rete Veneta.